Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Buongiorno. Ma ero al bar. Ero con la prof di diritto, ma non stavamo perdendo tempo. Stavamo parlando della classe. Cioè, più che altro sparlando. Sì, soprattutto di te, Giulia. Dov'è che eravamo arrivati col programma? Capitolo 1. Come capitolo 1? Ma sta per finire il quadrimestre. Io devo fare le verifiche. Ma, vabbè, se voi non avete fatto nulla non è un problema mio, mi dispiace ragazzi. Ma le finestre sono rotte? No, prof. E allora perché è dicembre e le finestre sono aperte? No, raga, questa ve la devo raccontare. Ieri torno a casa e mio marito ha fatto la cena. E ve lo giuro, raga, non è il tipo. E in tutto questo, alla fine arrivo a chiamare mia sorella. Stavo lì a litigare per 4 ore. Scusa Giulia, stai mormorando mentre sto parlando? Ma prof, quando facciamo lezione? Vuoi fare lezione? Ma che cazzo di pigmy sei? Madonna, la facciamo! No, anzi, sai cosa? Adesso ti interrogo sull'ultimo capitolo. Parlami del Civil Rights Movement e di Martin Luther King. Ok, so basically Civil Rights Movement was a movement against racial discrimination and segregation, and Martin Luther King was considered as the father of this movement, and he were... Scusa, hai detto he were? E he was. Fatto, posto Giulia. Tu hai il tuo voto, non lo recuperi. Ah, ma l'altro giorno mi stavate raccontando della prof di matematica. Che cosa è successo? Sì, prof, l'altro giorno è impazzita. No. È entrata in classe, ha interrogato tutti. Ti giuro morta. E ha dato tutti 4 senza poter recuperare. Scusi, ma lei cosa pensa di una così? No, ragazzi, io non vi posso dire cosa penso della prof di matematica. Però raga, muti, cioè io non vi ho detto nulla. Zitti. Sì, ovvio, prof. Vengo licenziata. E non so chi di voi ha detto quello che ho detto su quella di matematica. Però adesso pago l'affitto.